Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Sebacil soluzione 50%, Elanco Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento, 14 febbraio 2023. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Controindicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Sebacil soluzione 50% è un medicinale veterinario a base del principio attivo Foxim, appartenente alla categoria degli ectoparassiticidi e nello specifico composti organofosforici. È commercializzato in Italia dall'azienda Elanco Italia S.p.A. Sebacil soluzione 50% può essere prescritto con ricetta RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Elanco Italia S.p.A. Concessionario: Elanco Italia S.p.A. Ricetta: RNRT, ricetta medica in triplice copia non ripetibile. Principio attivo: Foxim. Gruppo terapeutico: ectoparassiticidi. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Sebacil soluzione 50% UEST 250 ml. Principio attivo: 100 ml di soluzione contengono Foxim 50,00 g. Indicazioni: infestazioni da parassiti esterni anche in forma larvale degli ovini e dei suini, in particolare contro zecche, Amblyomma SP, Rapicephalus SP, Hyalomma SP, Dermacentor SP, Acari, Coryoptes SP, Sarcoptes SP, Psoroptes SP, Psoriergates SP, Pidocchi, Haematopinus suis, Mallofagi, Damalinea SP, Mosche, Lucilia SP, Melophagus ovinus. Controindicazioni: non utilizzare per il trattamento di animali in lattazione, il cui latte è destinato al consumo umano. Non somministrare contemporaneamente ad inibitori della colinesterasi. Non usare in caso di ipersensibilità accertata al Foxim o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Non usare su animali con lesioni della pelle. Non usare su animali malati o convalescenti. Si deve prestare particolare attenzione quando si applica il prodotto su animali con insufficienza cardiaca, broncospasmo, convulsioni, epatopatia e nefropatia. Posologia: Sebacil va diluito con acqua, immediatamente prima dell'uso, nel rapporto 1:1000, che corrisponde a 10 ml di Sebacil in 10 ml di acqua. Al fine di facilitare la preparazione della emulsione, si consiglia di effettuare con acqua una preemulsione concentrata, secondo il seguente schema. Per lo schema vedere il foglietto illustrativo, posologia, via e modalità di somministrazione. Versare la preemulsione concentrata nella quantità d'acqua da utilizzare agitando accuratamente. A. Irrorazioni. Usare pompe a mano o a motore con pressione massima di 5 atmosfere. È necessario bagnare bene e a fondo tutta la superficie corporea, rivolgendo particolare attenzione alle zone maggiormente parassitate, come orecchi, zona perianale, sottocaudale, mammaria e addominale. Quantità di emulsione necessarie per l'irrorazione: ovini circa 2-3 litri, suini circa 0,5-1 litri. B. Bagni negli ovini. L'animale va immerso per qualche minuto nella quantità di liquido idoneo a bagnare completamente la superficie cutanea, compresa la testa, avendo cura che il liquido giunga a contatto con la pelle. Preparare la preemulsione concentrata secondo la tabella e versare poi nella massa d'acqua della vasca agitando accuratamente. Quando una parte della emulsione pronta per l'uso è consumata, il 10-20% circa, è opportuno aggiungerne altra preparata secondo il seguente schema. Per lo schema vedere il foglietto illustrativo, posologia, via e modalità di somministrazione. La quantità di liquido assorbita da ciascun ovino dipende soprattutto dalla lunghezza della lana e dalla durata di permanenza sullo sgocciolatoio degli animali bagnati, in tal modo una quantità di liquido percola nuovamente nel bagno.
Basandosi su un assorbimento medio di 3,5 L per animale, il ripristino del livello deve aver luogo dopo l'immersione di 30-60 animali nel caso di una vasca da 1000 litri e dopo immersione di 120-240 soggetti nel caso di una vasca da 4000 litri. Se il trattamento degli ovini non termina in una sola giornata, il ripristino del livello deve essere effettuato il giorno successivo immediatamente prima dell'inizio del bagno. In questo modo può essere utilizzato il bagno per 3 giorni consecutivi. Se il bagno deve essere utilizzato ancora il 4º giorno, si deve aggiungere nuovamente il prodotto, come per il riempimento iniziale. Per motivi di igiene si consiglia di effettuare la miscela e il ripristino del livello con acqua fresca. Gli ovini vanno immersi completamente per mezzo meno 1 minuto. Fare attenzione che anche la testa venga bagnata bene. L'irrorazione o il bagno vanno ripetuti a distanza di 7 giorni. La sostanza attiva si degrada in 4-5 giorni nell'acqua, per cui è necessario rinnovare la preparazione dopo tale periodo. Avvertenze. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Evitare di spruzzare il prodotto sul muso e sugli occhi. Evitare in ogni modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Evitare che l'animale ingerisca o inali il prodotto. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento. Non utilizzare per il trattamento di animali in lattazione, il cui latte è destinato al consumo umano. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali sebacil 5. Marchio registrato non deve essere somministrato insieme ad altri inibitori della colinesterasi. Da 10 giorni prima a 10 giorni dopo il trattamento con sebacil marchio registrato non devono essere somministrati miorilassanti di tipo succinilcolinico. Tempi di sospensione. Carne. Ovini. 42 giorni. Suini. 9 giorni. Latte. Non utilizzare in animali in lattazione, il cui latte è destinato al consumo umano. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, farmaco veterinario esaminato.